L'emofilia è una malattia rara di origine genetica causata dal difetto di un fattore della coagulazione che comporta una maggiore tendenza ai sanguinamenti. Sono circa 400.000 i soggetti affetti da questa condizione nel mondo. Una delle principali complicanze dell'emofilia è il sanguinamento all'apparato muscoloscheletrico, in particolare a livello delle articolazioni. Quelle maggiormente colpite sono caviglie, ginocchia e gomiti. Grazie a studi condotti negli ultimi decenni è diventato sempre più chiaro quanto sia importante trattare il sanguinamento intraarticolare precocemente mediante l'infusione del fattore della coagulazione mancante. Questo per prevenire l'insorgenza dell'artropatia emofilica, che è una forma precoce di artrosi secondaria a questa condizione. La diagnosi di sanguinamento intraarticolare ad oggi è possibile in pochi centri specializzati, come il Centro Emofilia e Trombosi Angelo Bianchi Bonomi del Policlinico di Milano, grazie a una visita e all'ecografia delle articolazioni. Potremmo però agire più tempestivamente, superando i limiti della gestione del paziente in ambulatorio. Per superare questi limiti abbiamo pensato a un sistema di telemedicina avanzato composto da un sistema di ultrasuoni portatile e un'app sviluppata in collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell'Università di Milano. In questo modo sono i pazienti stessi o i caregiver o il medico di base, dopo un opportuno training, a eseguire direttamente sul paziente l'ecografia al domicilio ai primi sintomi di sanguinamento intraarticolare, inviando le immagini in tempo utile allo specialista del centro. Grazie al finanziamento ottenuto con il 5 per 1000, la nostra equip, composta da medici, biologi e informatici, si sta occupando della raccolta e dell'analisi di quante più immagini possibile per addestrare un algoritmo al riconoscimento dei segni di sanguinamento intraarticolare e poter fornire così gli strumenti di telemedicina necessari al medico per una diagnosi precoce e l'intervento terapeutico più adeguato e più rapido per poter prevenire i danni e le complicanze dell'emofilia.